1924, 2024 Olimpiadi a Parigi, 100 anni di distanza. Oggi vi raccontiamo la leggenda di Pino Valle, colui che ha iniziato a scrivere la leggenda del Sette Bello. E lo facciamo insieme a un personaggio storico del nostro Sette Bello, Gianni Lonzi. Giochi olimpici sono ormai alle porte. Sette Bello, che nei giochi olimpici ha una grande tradizione. Questa tradizione in particolare ha portato una medaglia d'oro importantissima nel 60 qui con Gianni Lonzi, che è stato campione olimpico, commissario tecnico del Sette Bello, personaggio di assoluto rilievo. Però poi c'è stato un altro personaggio nella storia che si chiama Pino Valle, e proprio perché noi giochiamo questa Olimpiadi a Parigi 100 anni dopo il 1924, dove Pino Valle era un giocatore che poi è diventato nel 48 allenatore, commissario tecnico di quel famoso Sette Bello. Pino è stato un grande, soprattutto ha portato la pallanuoto a Firenze, e con lui sono cominciati scudetti e momenti felici, ma soprattutto era un grande uomo, un grande sportivo, e non perdeva mai l'occasione di stare con noi a quell'epoca ragazzi per insegnarci tutti quei trucchetti che esistevano allora nell'acqua. Insomma, una persona meravigliosa. Poi con lui sono stato anche dopo, quando ha fatto anche l'allenatore per me. Lui viveva a Firenze, ma soprattutto viveva alla Rarinante Seforense, nell'acqua. C'è una curiosità che ci devi togliere, perché si dice sempre che lo sport è in continua evoluzione, come il gioco della pallanuoto. Dal 1924, cioè già quelle Olimpiadi, vincere è sempre difficile, come poi lo è stato nel 48, come lo è stato per te in questa magnifica cornice dello Stadio del Nuoto di Roma, e così come lo sarà per i nostri ragazzi a Parigi. Io credo che è sempre stato difficile. Quando vinsero a Londra praticamente era subito dopo la guerra, e poi non solo. Noi nel 60 a Roma, in questo mondo meraviglioso che di cui ho tanti bei ricordi, siamo una delle grandi nazioni di questo sport. Pino Valle, lo scudetto italiano, e dopo l'Olimpiadi, dove lui... È vero che l'Italia allora non è stata, diciamo, tra le prime, ma ha studiato molto il movimento, ha istituito una sorta di prima commissione tecnica, nel senso che si inventava di andare a portare, diciamo, questa pallanuoto in giro, fermandosi poi a dare degli insegnamenti. Talmente è stato un po' precursore. Non solo un precursore, ma io direi anche geniale, perché girando per l'Italia aveva capito che per una nazionale importante con tante mentalità diverse aveva bisogno del carattere dei liguri, forte, deciso, dei fiorentini, che erano non solo gli amici ma anche gente di buon intelletto, e poi i romani, i napoletani, dell'intelligenza e di essere scugnisti anche nell'acqua. Ha fatto un insieme di personaggi che resero subito l'Italia grande. E diciamo quindi che questo percorso che ha fatto Pino Valle dal 1924 in poi è stato l'inizio di un percorso della pallanuoto maschile, passando da te come giocatore, anche da te come allenatore, ed è arrivato fino ai giorni nostri a Sandro Campagna, che ha portato già tanti titoli e che speriamo ci farà togliere questa grande soddisfazione. Facciamo gli scongiuri, ma è quello che andiamo a cercare a Parigi. Da Pino Valle a Gianni Lonzi, a Sandro Campagna nella maschile, ha fatto la storia dello sport italiano. Pino è stato per me un maestro, perché bastava andare in acqua e lui ti veniva vicino, poi ti metteva una mano addosso e ora come ti difendi, e ci insegnava tutti i trucchetti dell'epoca. E quindi adesso Parigi, e poi che ne so, magari uno dei ragazzi che oggi è in acqua con Sandro Campagna un giorno continuerà questa lunga storia del Sette Bello. Forse si andrà sulla luna.